Benvenuti ragazzi a questa nuova puntata di Inside the Music, la rubrica che parla a 360 gradi di musica. Oggi parleremo di un programma molto conosciuto da tutti, che è Guitar Rig, che è un programma del 2004. Oggi parleremo appunto di Guitar Rig 5, quindi la versione 5 di Guitar Rig, che è un UST, quindi un plugin per chitarra. Che carichi su una traccia audio in modo che può riprodurre il suono della chitarra, quindi può riprodurre le varie testate famose. Quindi ci sono in questo appunto in Guitar Rig ci sono appunto ben 17 testate che possono andare dalla Marshall semplice alla Plexi, quindi una Marshall vecchio stile. Oppure possiamo andare dalle varie, tipo la Orange, fino ad arrivare alla Mesa Boogie e quelle più moderne come le Peavey e altre cose. Ci sono ben da share da 15 microfoni differenti, quindi dallo Shure e quelle condensazioni, quindi per avere un suono praticamente completamente diverso. Quindi abbiamo un suono completamente diverso e quindi cambiando e variando ogni microfono avremo un suono completamente diverso. E oltre a avere questa opzione ha anche tipo 27 cabinet differenti, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. E in quanto riguarda l'imbarazzo della scelta abbiamo anche 54 effetti diversi, dai delay più disparati ai modulation, agli equalizzatori e tutto il resto. Qua la schermata ci si propone molto semplice, quindi abbiamo i primi preset da scegliere, che qui abbiamo quelli nuovi inseriti da Guitar Rig 5, abbiamo un mixaggio di Guitar Rig, i vari amplificatori, quindi abbiamo il Citrus Gratifier, che sono comunque il Mesa Boogie, questi qua diciamo che sono amplificatori moderni. Poi abbiamo anche amplificatori jazz che possono, dopo arriveremo anche comunque agli amplificatori da basso, ne avremo pochi in confronto a quello perché è un appunto un UST concentrato praticamente sulla chitarra, ma anche comunque di basso non è male. Infatti qua abbiamo l'opzione di basso, ne avremo uno in particolare. Qui abbiamo da tutti i preset vari, quindi noi quando inseriremo la, non trovo più il plettro. Ragazzi, è sparito il plettro, non so dove è andato a finire. Qui noi inseriremo la chitarra e avremo un suono pulito comunque inizialmente, selezionando i vari amplificatori che possono andare da appunto il Gratifier, che comunque è un amplificatore moderno, quindi qua avremo un suono già abbastanza carico. E qua appunto ci sono i vari preset che poi dopo comunque noi andremo a creare anche un preset tutto nostro e inizieremo così. Quando noi andremo a prendere appunto un amplificatore dalla categoria component, amplificatore vari, prendiamo appunto questo qua moderno, tireremo via quello prima perché qua non c'entra niente. Poi abbiamo un control room. Il control room è un'opzione appunto di Guitar Rig che rende diciamo le testate reali, quindi avremo anche la possibilità di modificare qua avremo anche la modalità di modificare i vari coni, i microfoni, e avremo la possibilità di scegliere le varie cabinet, quindi per il suono che decidiamo. Adesso quando suoneremo ci troveremo un suono abbastanza strano, quindi perché non abbiamo inserito ancora i vari componenti per rendere il suono diciamo abbastanza morbido e giusto. Quindi
prendiamo un preset, prendiamo un preset che avevo già selezionato io, come sentite. Questo è solo un esempio, capito? È un esempio di suono metal, quindi avremo anche un solo, quindi preset da solo. Questo qua comunque è sempre un esempio di vari preset che ci sono già inseriti dentro i guitar rig, ma possiamo comunque crearne noi. Basta andare nell'opzione component, trascinare le varie immagini con i vari ampli e inseriremo pian pianino i vari componenti, partendo dalla testata alla cassa e gli effetti lì per lì. Poi dopo ci sbizzarremo a selezionare i vari varie possibilità, quindi i bassi, medi e la presenza, la profondità, tutto il resto. Lì qua basta solo sbizzarrirci. E dopo lì per lì troverete il vostro suono adeguato. Sta tutto a voi, perché qui lui dà la possibilità, appunto il programma dà la possibilità di creare il vostro suono particolare, in modo che quando lo andrete a registrare sarà il vostro suono che appunto desiderate. Il suono che andrete a registrare nel vostro programma di registrazione, in questo caso io uso Cubase, viene registrato come chitarra pulita. Poi appunto UST è un programma che carichi in modo che la chitarra venga emulato il suono appunto dell'amplificatore, degli amplificatori anche più costosi, che probabilmente non possiamo permetterci di suonare in casa un amplificatore ad alti volumi. Questo ci dà la possibilità di creare un suono comunque digitale che rende comunque il risultato, perché dà delle soddisfazioni, perché dà un risultato molto buono e comunque con un prezzo che comunque non è altissimo a confronto a una testata cassa. Però comunque con questo programma potremmo avere la possibilità di emulare tanti amplificatori a un prezzo contenuto, quindi potremmo usarne tanti invece di spendere tipo 10.000 per 10 amplificatori. Di conseguenza però siamo attenti, qui si parla di comunque un suono digitale, quindi non sarà mai come un amplificatore a valvole, però comunque fa il suo buon lavoro. Quindi io ve lo consiglio caldamente se volete comprarlo. Verrà anche in dotazione appunto la pedaliera di controllo che potrete usare anche durante i live. Quindi questo programma potrà essere usato anche in live. Vi portate il vostro computer, è un po' un casino, però potete anche usarlo in live e rende anche molto bene. Quindi cosa c'è da dire? Niente di che alla fine. Le varie possibilità che ci sono qua, appunto selezionando lo style potremo selezionare varie tipologie. Varie tipologie di suoni. We'll be right back.
Avete ben sentito, comunque i suoni sono ben chiari, ben puliti, non sono mai troppo fastidiosi, quindi non sono sporchi, quindi sono molto chiari, molto belli, molto limpidi. Visto che io sono amante appunto del metal e quindi di conseguenza appunto molto andare verso questo appunto questo andare verso come si dice adesso non mi vengono le parole, aspettate un attimo, andare verso a selezionare appunto i preset del metal e rendere comunque trovare il suono che mi piace. Qua ce ne sono tanti a tanti vari, partendo da Malmsteen, dai suoni un po' più cattivi, quindi qua c'è un preset degli Entombed. Ad andare è comunque un dei suoni un po' più trash, ci sono anche quelli, ha dei suoni anche comunque vecchio stile. Questo qua è un suono molto alla Judas Priest, quindi sono British. Guardate ragazzi, qui c'è l'imbarazzo della scelta. Questo comunque programma, software, è molto semplice da usare. Sta a voi comunque selezionare, cambiare, sbizzarrirvi col suono. A trovare il vostro suono sarà difficile, come infatti anch'io ho trovato un po' di problemi a cercare il suono particolare. Però comunque ci riuscite, quindi pian pianino riuscirete a trovare il vostro suono. Spero comunque, se avete domande potete farle qua sotto, direttamente nella mia pagina Facebook. Spero di avervi diciamo aiutato per questo programma, che vedete qua su internet non ce ne sono di recensioni di Guitar Rig in italiano, tutti in inglese e in spagnolo, quindi spero di esservi stato diciamo almeno un po' di aiuto. Poi ovviamente io sono uno che cerca di aiutare tutti, quindi io non faccio il maestro, di conseguenza non mi voglio insegnare a nessuno, quindi vi sto facendo semplicemente vedere una cosa che a me piace, una cosa che io uso in studio, quindi che uso a casa. Quindi se mi chiedete che come faccio a creare i suoni, sono questi i programmi. Quindi vi ringrazio della visione, io presto farò un'altra recensione di un altro VST che io amo tanto, che io uso anche, scoprirete poi nella prossima puntata. Quindi vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, grazie.